Bene, signor Rossi, la prima domanda che volevo porle riguarda la produzione di saccarina e di ormone Polisac. Mi chiedevo se lei si aspettasse tutto questo successo, tutti questi grandi profitti. Sì, grazie per la domanda. Inizialmente ci aspettavamo un aumento regolare di questo prodotto, però poi nel corso del tempo abbiamo scoperto che è diventato un prodotto di larga scala e che quindi è diventato da locale a un prodotto mondiale, internazionale, che si potesse commerciare all'interno del mondo. E questa cosa non ce l'aspettavamo, quindi siamo veramente sorpresi. Bene, le pongo un'altra domanda, che più che una domanda la definirei una provocazione. Pensa che la sua produzione sia sostenibile? Allora, noi vorremmo che questa produzione risulti il più sostenibile possibile, però con questo incredibile aumento di domande inaspettato è veramente impossibile rispettare quelli che sono i canoni dell'ecosostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Quindi da un lato sì, lo vorremmo, però dall'altro è veramente impossibile. Capisco perfettamente qual è la sua posizione. Adesso abbiamo 3 minuti di pubblicità, torniamo tra poco. A tra poco, state lì. Y en Guayaquil decimos que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. A Carrasco se dice su camlón a la sostación. En Oxford we say it's time to spill the beans. Ah, io rimango della mia idea. Entro il 2030, garantire sistemi di produzione alimentare sostenibili e implementare pratiche agricole resilienti che aumentino la produttività e la produzione, che aiutino a proteggere gli ecosistemi, che rafforzino la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici, a condizioni meteorologiche estreme, siccità, inondazioni e altri disastri, e che migliorino progressivamente la qualità del suolo.